Buonasera e ben ritrovati nella mia cucina. Cosa facciamo stasera? Allora, qua devo fare una menzione. Ho la mia bottega di fiducia, Bottega Brambilla, qua a Melzo, provincia di Milano, dove abito io, che è qua sotto casa mia. E sono andato a prendere questo magatello e ho promesso a Sabina che stasera avrei fatto un video sul magatello. Cosa ci faccio con questo magatello che ho preso stasera? Ho detto, oh, poi vediamo quando arrivo a casa. Ci ragiono e ci ho ragionato. Stasera facciamo il magatello in crosta di guanciale. Guardate che bello. Ovviamente per prepararlo mi servono carote, uno scalogno, del sedano e delle mandorle che avevo precedentemente tritato per un altro video che troverete quando ho fatto la pasta di mandorle. Ovviamente quando ne triti tante, la mandorla tritata si tiene da parte e quando serve si può riutilizzare per mille altre ricette. Quale sarà il procedimento? Semplice, andrò prima in padella a sigillare il magatello con olio, sedano, scalogno, quindi faccio prima una specie di soffritto con il sedano, lo scalogno e la carota. Ve la racconto così almeno accorciamo il video senza fare vedere anche il soffritto, queste cose qua. Dopodiché sale e pepe, massaggiamo il magatello e andiamo a mettere una padella con l'olio e i nostri tre ingredienti. Una volta sigillato, teniamo qualche minuto, lo possiamo anche coprire, poi farò magari video qua accelerato di questi passaggi. Quando una volta pronto, a questo punto andremo a tagliare fine il guanciale, a imbardare il magatello e andremo a infornare in modo che la crosta esterna, dopo che ci abbiamo messo sopra anche le mandorle, diventa bella croccante col magatello morbido dentro. Andiamo col procedimento. Carote, lo scalogno e il sedano tagliati grossolanamente, dopo sfumato con un bicchiere di allora, vi dico vino bianco, io in realtà ho sfumato col prosecco. Usate cose buone, perché più usate cose buone, non usate il vino in cartone, quelle schifezze lì, perché quella schifezza me la ritrovate nel piatto. Quindi io ho sfumato col prosecco, bollicine oppure vino bianco buono, l'importante è che sia buono. Dopodiché, guanciale tagliato fine, abbiamo imbardato il nostro magatello, gnocco sparso sopra le mandorle tritate e ho aggiunto nella teglia con un po' di carta forno anche le verdure stesse che ho usato per il soffritto, quindi le carote, il sedano e lo scalogno. Adesso andiamo a infornare. Ho messo il forno statico a 220 gradi, statico, non ventilato perché sennò mi si asciuga tutto. Usate il meno possibile perché davvero il ventilato asciuga tantissimo. Cercate di usare sempre lo statico, in tempi di cottura un po' più lunghi. Quanto deve stare? Penso circa una ventina di minuti, ma non sono sicuro. Quindi io lo terrò d'occhio. Quindi finito, quando sarà pronto, poi vi dirò anche a questo punto quanto deve stare in forno e ci vediamo dopo. Allora, io direi che ci siamo, per cui spegniamo tutto. Mamma mia, che bello!
bello, che profumo, mamma, soprattutto che profumo. Allora, meglio per fare una cosa più carina, almeno tipo le carotine, queste, qualche cosina di questa guarnizione, andrei a tirarmela dentro nel piatto di scalogno, carotine sicuramente. Oh, ma che carino. Allora, la domanda: sarà buono o non sarà buono? Beh, adesso lo vediamo. La faccia, giudicate voi. Sarà buono questo magatello imbardato di guanciale? Ma che profumo, ma è una cosa incredibile. Allora, mamma, croccantissimo come mi aspettavo, la parte sopra col guanciale e le mandorle, e dentro mi sembra che sia una scotta, tutto il croccantino cotto perfettamente. Ora, sarà buono? Quanti minuti è stato in forno? Andiamo a scoprirlo. Venite a tavola con me. Lo vedete il colore? Ma che dite? Scrivetemi nei commenti i vostri pareri, ma anche per esempio se volete che cucino qualcosa in particolare, che vi piacerebbe vedere come si fa, perché questo canale, voi lo sapete, per me non è lavoro, questa è passione proprio di cuore. E se avete magari, cioè io ho deciso di fare questo canale perché quante volte mi capita, oddio, cosa faccio stasera, fare sempre le stesse cose, la ricetta svuota frigo, devo far bella figura, ho degli ospiti, una tipa nuova che ho conosciuto, stasera è cena da me, voglio far bella figura, amici, mille motivi. Tante volte siamo a casa, io non sono un ristoratore e certi piatti devo andare in ristoranti anche molto costosi per mangiarli. Io quello che sto cercando di fare è di portare la cucina a casa vostra, dal piatto più semplice e veloce a piatti che si mangiano solo in ristoranti stellati. Quindi questo è quello che sto cercando di fare, quello che ho intrapreso, di condividere questa passione, perché come io dico sempre, quando a me, soprattutto nei momenti difficili nella vita, piace sorridere. Sorridere mi aiuta a superarli e ho scoperto che quando magari faccio lo scemo su Facebook o su Instagram, metto le cazzate, poi qualcuno mi scrive in privato grazie perché oggi era una giornata difficile, grazie perché è un momento difficile e tu mi regali un sorriso. Allora se quel sorriso per me può essere di aiuto, magari può esserlo anche per gli altri. E quindi ho iniziato condividendo cose che fanno ridere. Però poi anche la cucina è un piacere, anche mangiare è un piacere, mangiare è convivio, mangiare è famiglia, mangiare è amicizia, mangiare è l'amore, quando si una cena romantica di coppia, mangiare accompagna come la musica, l'amore per la musica, dei momenti anche molto belli. Allora, come ho deciso di condividere la risata, ho deciso di condividere il cibo. E al di là di quello che è lo spaghetti al pomodoro, la bistecca in padella, che anche quella, se non è fatta bene, è una suola, allora ho deciso di portare, oltre al sorriso, anche il gusto. Questo è il motivo per cui ho aperto il mio canale, per cui vi chiedo, in modo che questa cosa possa arrivare anche ad altri, di supportarmi, perché se il mio canale non ha iscritti, se il mio canale non ha like, se il mio canale non ha visualizzazioni, affonda.
ed è un peccato, perché magari qualcosa di piacevole è bello che arrivi non a una, non a 10, ma a 1000, a 100.000 persone, ma non perché ci guadagno, perché grazie a Dio lavoro nell'azienda più figa del mondo e sto benissimo. È proprio un discorso di portare qualcosa di bello a qualcuno, di condividere qualcosa di bello con qualcuno, ed è quello che è il mio intento. Quindi se volete anche voi contribuire, non c'è bisogno che facciate anche voi tutto lo sbattimento che sto facendo io. Basta un like, un condividi con gli amici, magari a un amico può piacere quel piatto, piuttosto che un'iscrizione al canale, perché almeno se vi piace quello che sto facendo, per aiutarmi a per supportarmi in quello che sto facendo, iscrivervi al canale vi permette anche di rimanere aggiornati attivando anche la campanellina. Quindi mi raccomando, like, iscrivetevi e attivate la campanellina, che vi permette anche quando, ogni volta che pubblico dei nuovi video, delle nuove ricette, o di avere una notifica. Poi può interessarvi, può piacervi o meno, però vi rimanere aggiornati, perché mi è, come l'ho già detto, capitato di aver messo magari una ricetta fighissima e tutto quanto, un piatto spettacolare, e di qualcuno che poi incontro di persone dice: no, caspita, non l'ho visto. Dunque, se vuoi vederlo, iscriviti al canale e attiva la campanellina, così non te lo perdi. Quindi questo vi chiedo di farlo per quella che è un po' la mia missione, di portare gioia alle persone. Lo faccio mettendo le minchiate sui social che fanno ridere, e io credo che anche mangiare bene, mangiare cose buone, quando faccio un boccone, e adesso voglio farlo davanti a voi, di quello che ho fatto, magari anche buono, beh, che soddisfazione è? Anzi, lo prendo anche assieme a un croccantino di bacon con sopra la sua bella granella di mandorle. Mi dirò di più, non è gioia. Scusatemi, ma ormai chi mi segue mi conosce. Qui si va al di là della gioia. Questa è emozione, è strabuono. Provate a farlo e poi scrivetemi nei commenti cosa ne pensate. Ripeto, una cena con gli amici, i parenti, la fidanzata, il fidanzato, perché ovviamente non mi rivolgo solo ai maschietti ma anche alle signorine, o a quelle donne che magari appunto con una famiglia, che dopo anni hanno un po' perso la fantasia. Seguitemi perché il mio intento è anche non solo di trasmettere emozioni, di portare a casa vostra piatti che normalmente costano 50-60 euro l'uno in un ristorante stellato, cose semplici e veloci quando magari uno ha fretta. Ho messo il video di come fare le puntine di maiale in 30 minuti. Attenzione, io la sera torno a casa, ho voglia di mangiare le puntine di maiale, ce l'ho lì, le ho scongelate, e no, 4 ore, 5 ore, normalmente. Io vi ho messo il video di come farle in mezz'ora, 40 minuti per l'esattezza, tutto compreso. Quindi mi raccomando, seguitemi e datemi una mano a portare gioia ed emozione nelle cucine, a tavola delle persone, perché oltre al sorriso è bello anche godere di una bella emozione, e mangiare bene è una bella emozione. Io vado avanti a mangiarmi questa cosa squisita, questo magatello con la crosta di lardellato, diciamo così, il mardato, col guanciale che è diventato croccantissimo con le scaglietti di mandorle tritate, cotto al punto giusto, è qualcosa di spettacolare. Provate a farlo anche voi, se volete che ditemi nei commenti cosa ne pensate, o anche sempre nei commenti ditemi se volete che preparo qualcosa in particolare, datemi degli spunti, c'è qualcosa che avete visto da qualche parte che vi piace, che ho l'idea,
ma non sapete da che parte iniziare, ditemelo e io cucinerò per voi quello che volete voi. Basta chiedermi e io ve lo cucino. Ciao a tutti e grazie davvero di seguirmi. Di cuore, grazie a chi si iscrive, grazie a chi mette like, grazie a chi attiva la campanella, perché senza saperlo, con una cosa assolutamente gratuita, perché un click non ti costa niente, è anche anonimo, io non so neanche chi è iscritto al canale o mette like, ve lo dico sempre, quindi ringrazio tutti genericamente, non posso fare nomi e cognomi perché non li so. YouTube è anonimo, come se fai una ricerca su Google non è che gli altri sanno che cosa hai cercato, uguale su tutto quello che fai su YouTube è anonimo, io non so chi è iscritto al mio canale, chi mette il like, chi vede i video, quindi ringrazio davvero con tutto il cuore chi c'è, perché e più sarete, più interagite, più mi date una mano a portare emozione a casa di qualcuno che magari ha bisogno di una piccola emozione o di uno spunto o di uno stimolo. Grazie e al prossimo video.